interessata la riduzione di tutto il possibile e il naufragio dell'ospedale. Per lei la salvaguardia della sua posizione è venuta prima di tutto e in nome di questa ha dato tutto, anche il rapporto con tutte, nessuna esclusa, le professionalità del comparto. È un rapporto che non potrà più essere ricostruito. Noi non ci fidiamo di lei, di una persona che ha lo spessore umano e professionale per gestire persone che non ha, scusate, lo spessore umano e professionale per gestire persone professionisti. Le auguriamo che le rimangano appiccicati per sempre i nomi di quei lavoratori del comparto che lei in passato, per la sua incompetenza, ha assunto impropriamente e che adesso contribuisce a licenziare. Sono quelle persone che per anni ha visto girare nelle unità operative del suo ospedale e di cui conosce le vite, le difficoltà e i dolori. Le chiediamo a gran voce di dimettersi. Ci lascia almeno la noi la disconosciamo, ho letto come c'è scritto, è evidente che, ed è firmato da tutto il comparto sanitario. Gettoni di coprire turni di gente che se n'è andata. Facciamo soltanto il nostro che è indispensabile. Davanti all'entrata della cessazione.
ticket non c'è problema, è già successo, quindi i pazienti vadano direttamente a fare le visite in ambulatorio, non passino di qui, grazie. Esatto, come ho appena detto, i pazienti per favore possono passare dalle altre entrate dell'ospedale e andare a fare direttamente la visita, non abbiamo intenzione di bloccare le prestazioni, solo il pagamento, è già successo, andate tranquillamente a fare la visita. Quindi senza questo personale non avrete l'assistenza, non è una cosa contro i pazienti, anzi, anche per i pazienti, perché noi vogliamo continuare a darvi assistenza di eccellenza e questa amministrazione invece vuole il contrario, vuole togliervi il personale che vi assiste, quindi fate le visite senza pagare, pagherete se avete voglia in un secondo momento. Bella lì! Avete già pagato con le tasse!